nostro istituto è lieto oggi di ospitare la lezione del professor Beniamino Caravita di Tolmito per duplice ordine di ragioni, oggettive e soggettive. Oggettive in quanto la lezione di oggi segna per così dire il passaggio dagli ideali alle istituzioni, non più il Risorgimento visto soltanto come contrasto di miti o di passioni, ma il Risorgimento che si incarna in istituti e in particolare nei sistemi elettorali, nei 150 anni di storia dell'Italia unita. Il sistema elettorale non è un qualsiasi meccanismo, è qui la transizione dallo Stato liberale dell'Ottocento allo Stato democratico dei nostri giorni, cioè dal suffragio ristretto al suffragio universale. E vi è poi una ragione soggettiva legata all'oratore, cioè a Beniamino Caravita, il quale non tanto viene a Napoli quanto ritorna a Napoli, che è la città della sua nobile famiglia. Beniamino Caravita è tra le figure più rappresentative e autorevoli dell'odierna dottrina costituzionalista. Egli ha un cammino di studi inconsueto, perché nasce alla scuola di un eminente studioso di diritto comparato, Gino Colla, poi è accolto, se non mi inganno, nella scuola di Aldo Sandoni, ancora un napoletano, e poi approda alla cattedra di diritto pubblico, oggi tenuta nella facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma La Sapienza. La sua bibliografia è davvero ricca e registra libri fondamentali, soprattutto nel diritto comparato, ma anche con particolare riguardo al tema e alla materia della lezione di oggi, cioè i sistemi elettorali. Il metodo di studio del professor Beniamino Caravita è un metodo di studio che si tiene sempre sulla linea di equilibrio tra l'esegesi legislativa e il metodo sistematico. Io ho altra familiarità con altri campi di studio, ma quando ho varcato il confine e mi sono affacciato nelle opere dell'amico Caravita, ho sempre visto e ammirato questa originalità e personalità di metodo. Il nostro incontro si svolgerà nella stanzione consueta, cioè da prima la... non è necessario. Diamo più spazio. Di solito la dottoressa Ehring ha il compito di tracciare un profilo biobibliografico. Ne è superata dall'interessato. No, perché l'ha fatto lei buono. Poi invece, come di consueto, due corsisti dell'istituto leggeranno frasi e proposizioni crociate che in qualche modo si legano al tema e che sono tratte dalla storia d'Italia di Benedetto Croce. I lettori sono Francesco Baroni, che proviene da Sorbona, e Michelina Di Cesare, che proviene dall'Università La Sapienza. Adesso la parola ai finicitori. Ringrazio tanti, come diceva il professore, la storia d'Italia dal 1871 al 1915, capitolo secondo, l'assetto dello Stato e le forme nazionali.
lo statuto piemontese del 1848, esteso alle altre parti d'Italia man mano che seguivano le annessioni, non fu formalmente mutato, nonostante che da parte democratica si seguitasse a parlare per qualche tempo di una riforma da promuovere per opera di una speciale assemblea, ora che si aveva dinanzi non più il piccolo Piemonte, ma l'Italia intera. Ma esso ricevette, peraltro, le modificazioni e gli adattamenti che si effettuano con la consuetudine, e il governo dello Stato trapassò da semplicemente costituzionale a parlamentare, e come tale fu consacrato dal re nella crisi del 1876. La sola mutazione formale importante per quel che concerneva il potere legislativo si ebbe con la riforma elettorale, promulgata dopo lunghe esitazioni e svariati disegni nel 1882, per la quale il diritto del voto fu allargato dai 25 ai 21 anni, il censo richiesto da 40 a 19 ore e il requisito di cultura alla licenza di seconda classe elementare, con la sostituzione inoltre del blocco di anni dello scrutinio di lista al collegio uninominale. Così gli elettori si attrebbero da poco più di mezzo milione a circa 3 milioni. E l'Italia, conforme all'indole sua propria e all'avviamento generale della civiltà, prese andamento più democratico. Grazie professor Irti, grazie delle sue parole, tue parole troppo gentili. E sì, per me Napoli è sempre una sede di ritorno, è sempre una sede a cui sono molto affezionato, peraltro per una serie di contingenze negli ultimi tempi ho avuto frequenti occasioni di collaborazione, di ritorno anche lavorativo a Napoli, di cui sono particolarmente contento e particolarmente soddisfatto. Io cercherò di trattare, ora naturalmente il tema delle leggi elettorali dei 150 anni di Unità d'Italia è un tema di una ampiezza enorme, se uno volesse entrare nei dettagli tecnici della legislazione elettorale non basterebbe una giornata a descrivere i dettagli tecnici delle varie fasi che si sono susseguite. Per cui è evidente che non potrò entrare nel dettaglio tecnico, non potrò, come dire, divertirmi, perché ahimè per una forma di deformazione mi diverto a parlare dei sistemi del divisore e dei sistemi del quoziente, del DONT e degli imperiali, non potrei fare tabelline su tabelline, ma mancando la lavagna alle mie spalle non riuscirei a spiegare nel dettaglio per esempio il DONT e le varie forme dei sistemi del divisore. Quindi naturalmente dovrò cercare di andare a volo d'uccello cogliendo alcuni profili, e non vi nascondo che rileggendo soprattutto i primi anni, cioè gli anni che vanno dal 61 al 23 e poi al 29, e paragonandoli con gli anni del dopoguerra, beh certo, alcuni elementi interessanti di continuità e di discontinuità sui sistemi elettorali emergono. Elementi di continuità e di discontinuità sul tema dei sistemi elettorali che in un momento come questo, come 31 maggio 2011, possono essere di qualche interesse. È evidente che oggi si riproporrà sul tappeto il tema della legislazione elettorale, il tema di un ridisegno di una legge elettorale, due leggi elettorali, chi lo sa. Approcciare il tema di una nuova legislazione elettorale alla luce di una carrellata di quello che è successo nei 150 anni può forse essere utile per evitare
di prendere strade che potrebbero essere totalmente incongrue rispetto alla vicenda storica e istituzionale italiana. Ora, noi non dobbiamo essere schiavi della storia, non dobbiamo essere schiavi delle esperienze passate, per cui non è che possiamo fare solamente le cose che sono state fatte prima. Però certo, sapere ricogliere dei profili di continuità nelle vicende istituzionali può essere importante. Ma su questo, come dire, cerchiamo di graduare un po' i tempi, vedrò di arrivarci alla fine. Io vado direttamente al tema legislazione elettorale, quindi naturalmente mi permetterete di saltare, come dire, il tema di come si arriva all'Unità d'Italia, il tema di come si arriva alla Costituzione. Io vado direttamente sui temi della legislazione elettorale. Lo Statuto del 48 contiene delle norme estremamente scarne sul sistema elettorale della Camera dei Deputati. Si limita a dire all'articolo 39: la Camera elettiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge, quindi nessuna indicazione di merito, rinvio alla legge. L'articolo 40, nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del re, se non ha compiuto, questo è l'elettorato, quindi passivo, se non ha compiuto l'età di 30 anni, non gode dei diritti civili e politici, non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge, anche qui ampio principio alla legge. Quindi la legge ordinaria che disciplina il sistema elettorale della Camera, il primo testo elettorale è il cosiddetto Editto Balbo del 18 marzo del 1848. L'editto fondava essenzialmente il titolo sulla partecipazione politica, sulla contribuzione fiscale, ed erano ammessi al voto gli uomini che avessero compiuto 25 anni di età e pagassero un'imposta annua, che ai tempi era elevata, di 40 lire. I limiti di censo non si applicavano per alcune categorie professionali, ma erano comunque esclusi gli analfabeti. Il sistema elettorale era un'elezione di tipo maggioritario basata sul collegio uninominale a due turni. Si ricorreva al ballottaggio fra i due che avessero ottenuto il maggior numero di suffragi, qualora al primo turno nessun candidato avesse ricevuto più di un terzo dei voti rispetto al numero dei votanti iscritti e più della metà dei voti espressi. Con il Regio Decreto del 59 questa norma viene estesa a tutte le nuove province e successivamente al neo istituito Regno d'Italia, che viene suddiviso in 443 collegi in ciascuno dei quali doveva essere un deputato, eletto un deputato. Il numero fu poi aumentato a 508 con la presa di Roma e a 535 nel 1921 con la liberazione di quelle che allora si chiamavano le terre vedente. Nella prima fase il numero degli aventi diritto al voto è assolutamente ristrettissimo. Parliamo nel 1861, elezioni del 17 gennaio 1861, il corpo elettorale ammonta a 418.696 cittadini, pari all'1,8% della popolazione. Quartiere, la terza circoscrizione di Roma, arriva grosso modo a 300.000 cittadini. Per tutto il periodo della destra storica il problema dell'allargamento del suffragio non viene mai seriamente affrontato e l'idea era che tutto sommato un sistema così ristretto era quello che potesse favorire meglio, il liberalismo moderato. La legge elettorale così congegnata permetteva l'elezione dei notabili, cioè di persone che all'interno dei collegi emergevano, erano in grado avere un rapporto diretto e costante col corpo elettorale. La testimonianza più bella di questo periodo è in un libro, come dire, che io sempre guardo, sempre soscorro, sempre, perché il racconto è fantastico, ed è Un viaggio elettorale di Francesco De Santis, in cui Francesco De Santis racconta, per quelle poche persone che non avessero frequentato questo testo,
in cui Francesco De Santis racconta il suo viaggio elettorale alle elezioni del 1874 nel collegio di Lacedonia, quindi in Irpinia, dove incontra uno per uno i suoi elettori. Lui fa un mese e mezzo di cene in cui incontra fisicamente tutti gli elettori. Ed è una testimonianza plastica di che cos'era il sistema elettorale e quindi di che cos'era il sistema politico. Ed è, come dire, una testimonianza plastica che ci spiega, no, il significato della formula dell'articolo. Tanto qualche ricordo. Ecco, dell'articolo 67 della Costituzione attuale, ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione e esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Questo divieto del mandato lo spieghiamo perfettamente se lo ricolleghiamo all'origine dei sistemi istituzionali democratici moderni. Oggi facciamo più fatica a capire che cosa vuol dire senza vincolo di mandato. Oltre alla ristrettezza del suffragio, insomma, a quei pochi studenti che non l'avessero letto, veramente raccomando di andarsi a prendere un viaggio elettorale di Francesco De Santis, perché è veramente quello che serve a capire come evolvono i sistemi politici. A fianco alla ristrettezza del suffragio, l'altro dato indicativo era l'elemento dell'astensionismo, che è particolarmente elevato, nonostante questo numero limitatissimo di partecipanti, un ruolo ce l'ha il non expedit cattolico, quindi il divieto della partecipazione alla vita politica per i cattolici. Con l'avvento della sinistra si pone il tema dell'allargamento del suffragio. Nel discorso di Stradella, De Pretis fissa come punto imprescindibile proprio quello della riforma elettorale insieme alla riforma scolastica, e un'apposita commissione fu incaricata di studiare un progetto di riforma che contemplasse l'ampliamento, l'allargamento del suffragio, pur rimanendo sempre nell'alveo di quelle concezioni per cui solo a determinate condizioni si poteva vantare un diritto delicato quale quello di voto. Dopo la riforma Coppino sull'istruzione elementare obbligatoria si elaborò anche un nuovo sistema elettorale che riteneva ammissibili al voto tutti i cittadini, sempre maschi, che avessero compiuto i 21 anni e che avessero superato la prova finale del corso elementare obbligatorio, con la previsione di alcune eccezioni temporanee, ovvero pagassero una somma di imposta diretta. Con la riforma dell'82 il requisito della capacità diventava dunque alternativo e non cumulativo rispetto al censo. Il corpo elettorale rimane comunque limitato, parliamo ancora del 6,9%, quindi del 7% del corpo della popolazione. I nuovi criteri da un lato favorivano la popolazione cittadina, dall'altra favorivano le zone settentrionali rispetto a quelle meridionali, che scontavano anche sotto il profilo dell'istruzione, sotto il profilo del censo, una situazione diversa. Sempre nell'82, con la legge 7 maggio 82, viene abolito il sistema maggioritario uninominale, il quale per l'Italia unita dura dal 1861 al 1882, vale a dire 21 anni. Viene abolito il sistema maggioritario uninominale e viene introdotto lo scrutinio di lista. Dai 508 collegi del sistema elettorale si passò a 135 collegi di varia estensione, ma tendenzialmente su base provinciale. Questa è una caratteristica poi del sistema elettorale, da ognuno dei quali poteva uscire un numero limitato in quei collegi, da 2 a 5 deputati a seconda del numero degli elettori. Nei 35 voti più grandi, collegi più grandi, venne introdotto il voto limitato, questo per permettere l'accesso delle minoranze, per cui gli elettori avrebbero dovuto votare per 4 dei 5 nominativi di eleggere e il quinto sarebbe andato alla lista minoritaria. Vi era poi un'ipotesi di ballottaggio. È da tenere presente, parliamo dell'82, quindi in realtà
È vero che si introduce lo scrutinio di lista, ma è anche vero che non c'era strutture di partito forti e organizzate, strutturate come quelle che poi sarebbero sorte in Italia all'inizio del Novecento, nei primi anni, nei primi decenni del secolo, come quelle che sarebbero poi sorte dopo. Quindi in realtà lo scrutinio di lista non erano liste politicamente, ideologicamente omogenee, ma erano liste in cui, come dire, l'aspetto dell'elemento del rapporto personale, l'aspetto dell'elemento, diremmo noi, della cordata, era più forte dell'aspetto della omogeneità politica. Il sistema allo scrutinio di lista dura poco e nel 92 il governo di Rudinì reintroduce il collegio uninominale. Non vi era, gli esperti di sistemi elettorali sanno che una regola fondamentale è quella del divieto di cosiddetto gerrymandering, cioè del ritaglio artificiale dei collegi elettorali. Si chiama gerrymandering dal nome di un governatore del Massachusetts, Jerry Mander, il quale tagliava i collegi elettorali uninominali in modo da creare nei collegi maggioranze a lui favorevoli. Il giochino è presto fatto: se io ho tre collegi elettorali uninominali e in uno ho 100 elettori favorevoli a me e 50 favorevoli all'avversario, 100 per A e 50 per B, nel secondo ugualmente 100 per A e 50 per B, nel terzo ne ho 80 per A e 100 per B, io ritaglio i due collegi 150 in modo da portare 20 voti in quello dove sono in minoranza e vinco tutti e tre i seggi, perché se ne sottraggo 20 dove sono 150 finisco 70-50. Ne porto 40 di là e vinco 120 a 100. Questa tecnica è la tecnica cosiddetta gerrymandering, chiaramente vietata, è vietata dalla sentenza della Corte Suprema della fine del 1800. La legge 1892 non dettava criteri per la composizione dei collegi e quindi l'unico criterio era quello: i collegi devono far parte della medesima provincia. Quindi naturalmente erano ritagliabili in modo da favorire le diverse, gli esponenti del partito di maggioranza. Non vi erano naturalmente commissioni previste per organizzare il ritaglio dei collegi, diciamo, era un ritaglio dei collegi assolutamente nelle mani della maggioranza. Con la legge del 92, con la legge elettorale del 92, si arriva fino alla crisi di fine secolo. All'inizio del Novecento, vi è un dibattito tra le forze politiche sulla necessità di allargare ancora il suffragio universale e sul pericolo che le masse contadine analfabete potessero, una volta introdotte nel circuito democratico, potessero essere, o le parole erano due in quel momento, o preda delle forze reazionarie oppure favorire fortemente i movimenti socialisti e rivoluzionari. Due erano i contrapposte le paure, ma non vorrei dire che nel Mezzogiorno queste paure, come dire, sono sempre presenti, no? E che il voto oscilla sempre fra questi due estremi. Si arriva sulla questione dell'allargamento, cade il governo Luzzatti e proprio sulla questione dell'allargamento si va alla nascita del quarto governo Giolitti, che modifica le leggi elettorali nel 1912, con le leggi 30 giugno 1912 e 22 giugno 1913,
poi raccolte in un testo unico. Viene introdotto un suffragio che potremmo dire quasi universale, il diritto di voto viene riconosciuto a tutti i cittadini maschi che avessero compiuto 21 anni e sapessero leggere o scrivere, fossero in possesso dei requisiti previsti dalle leggi precedenti o avessero prestato il servizio militare per un certo periodo, nonché a tutti i cittadini maschi, anche analfabeti, che avessero compiuto 30 anni. Quindi, come dire, in un'Italia in cui il tasso di alfabetizzazione non era ancora elevatissimo, l'allargamento del suffragio agli analfabeti oltre 30 anni aumenta in largo modo il corpo elettorale, che infatti passa dall'8,3 al 23% della popolazione, con un aumento di oltre 5 milioni di persone. Vengono introdotte poi una serie di norme importanti su quella che si chiama legislazione elettorale di contorno, cioè non solo sulla cosiddetta, quella che si chiama clausola di trasformazione dei voti in seggi, cioè il meccanismo numerico con cui i voti si trasformano in seggio, ma anche sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale e di svolgimento della contesa elettorale, che sono appunto la cosiddetta legislazione elettorale di contorno, che è di particolarissima importanza. Anche qui, come dire, la lezione del ieri è una lezione valida anche per l'oggi. C'erano regole, per esempio, sulla predisposizione delle schede elettorali, sulla propaganda elettorale, eccetera. La prima tornata elettorale vede 146 nuovi eletti, i liberali perdono 64 seggi, ma rimangono il partito di maggioranza relativa con 307 deputati, i socialisti passano da 26 a 52 deputati, i radicali passano da 51 a 73. Siamo però alla vigilia della prima guerra mondiale e quando nel 18 si torna alla normalità, i dati sono cambiati. C'è stato la guerra di trincea, che è stata la prima guerra mondiale, ha visto milioni di persone coinvolte in trincea, costrette a partecipare alla quella forma particolarissima e drammatica di vita politica che è la guerra, e quindi il ritorno alla normalità è un ritorno alla normalità per modo di dire. A fianco alla fine della guerra vi è anche la rivoluzione russa del 17 che segna, come dire, l'apertura di orizzonti e di idee e di prospettive diverse. E quindi, come dire, non è un caso che immediatamente dopo si passa alla riforma del 19, proposta da Filippo Turati, con una legge elettorale proporzionale che ha l'appoggio di 114 firme e che apre la strada al passaggio da una legge elettorale maggioritaria a una legge proporzionale. Si va al voto nel novembre del 19. I partiti liberali in quel voto perdono 160 seggi e risultano premiati il Partito Popolare con 100 deputati e il Partito Socialista con 156. Qual è l'impatto del passaggio dal maggioritario al proporzionale? C'è una chiave di lettura che dice il passaggio al proporzionale è un modo per tamponare la crescita dei partiti popolari. Ed è la lettura che si avverte. Io personalmente ho dei dubbi, perché con i sistemi elettorali maggioritari e con l'ampliamento del suffragio, nelle condizioni politiche del 19, probabilmente i partiti liberali sarebbero andati incontro ad una più grave sconfitta e avrebbero prevalso nei collegi uninominali i partiti popolari, perché l'allargamento del suffragio in collegi uninominali avrebbe potuto portare
ad una vittoria dei partiti, dei partiti popolari rispetto ai partiti liberali. Quindi la lettura che do io del passaggio al proporzionale è personalmente diversa. Il passaggio al proporzionale serve a tamponare l'effetto di rottura che avrebbero potuto avere i partiti popolari nell'immediato primo dopoguerra. La riforma successiva, la legge del 19, dura poco tempo e in realtà si va nel 23 ad una nuova riforma elettorale. Le scansioni sono velocissime in realtà, tranne il primo sistema maggioritario che dura 21 anni, 10 anni, 11 anni, 5 anni dura una legge elettorale. La legge 18 novembre 23, quindi ha già insediato, già presente, la cosiddetta legge Acerbo, prevede, oltre a prevedere l'abbassamento dell'elettorato passivo da 30 a 25 anni, introduce un sistema che è tecnicamente definibile scrutinio maggioritario di lista, con un premio dei due terzi dei seggi, pari a 356 su 535, alla lista che avesse ottenuto il primo posto a livello nazionale per quantità di voti e avesse ottenuto almeno il 25% dei suffragi espressi. Quindi premio a chi avesse fino a 2/3 dei seggi, a chi avesse ottenuto almeno il 25% dei voti. I rimanenti 179 sarebbero stati ripartiti in 16 circoscrizioni elettorali con il sistema proporzionale e un metodo del quoziente. Qualora nessuna delle liste avesse fatto scattare il 25%, sarebbe stata la distribuzione proporzionale su base circoscrizionale. Nel 24 si va al voto, vince quello che venne chiamato il listone ministeriale, la lista ministeriale nota come listone, che raccoglieva fascisti, nazionalisti e anche esponenti liberali, Orlando, De Nicola e Salandra, per fare qualche nome, che raggiunse, superò la soglia del 25%, si aggiudicò 356 deputati. I fascisti peraltro presentarono anche una lista bis, potremmo dire una lista civetta, secondo i termini di oggi, e presero altri 19 seggi. I restanti andarono in parte popolare, 39, 24 ai socialisti, socialisti unitari, 24 nazionalisti, 2 massimalisti, 19 comunisti, 15 liberali e via via scendendo. È un momento di svolta del movimento fascista. Poco dopo, di fronte alle denunce di irregolarità del voto e all'omicidio di Matteotti della secessione Valentino, c'è il famoso discorso pronunciato da Mussolini nel gennaio del 25. Ebbene, dichiaro qui al cospetto di questa assemblea, al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo io solo la responsabilità politica, morale e storica di tutto quanto è avvenuto. Se il fascismo non è stato, che ora si dice, nel manganello e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. No? E diciamo è il passaggio del regime. Sotto il profilo elettorale, l'altra scansione, l'ultima scansione, è il sistema elettorale varato nel 29. Nel 29, diritto di voto ai cittadini maggiori di 21 anni e a quelli compresi tra 18 e 21, purché ammogliati, con prove alcuni requisiti, ma l'elezione avveniva con un collegio unico nazionale e con un listone di deputati designati rispetto ai quali si era chiamati a dire o sì o no. E con questo si chiude, no? Con questo si chiude la vicenda del periodo fascista.
quali sono i dati, durata relativamente breve dei sistemi elettorali, tranne il primo sistema elettorale che dura 20 anni, quindi rapidi mutamenti, passaggio fra maggioritario uninominale e proporzionale, conclusione con scrutinio maggioritario di lista e ancor più con il listone del 29 e la elezione dei deputati e la conferma di deputati designati direttamente dal regime. E questo è il primo, il periodo che va appunto dal 1861 al 1929, quindi quanti sono? Sono 40 e 28, 60, 69. La Costituzione repubblicana, nel del 48 introduce due camere elettive, Camera e Senato, non riesce a sciogliere il tema del bicameralismo, i diversi tentativi di modificare la composizione del Senato rispetto alla composizione della Camera non riescono, le due Camere hanno una composizione sostanzialmente simile, forse con qualche differenza che, su cui adesso diventa non tanto superfluo, ma insomma lungo potersi soffermare, ci sono piccole differenze, ma sono relativamente piccole, ma le due Camere fanno ambedue il nostro sistema cosiddetto di bicameralismo paritario e perfetto. Quindi due Camere elette con due sistemi molto simili, non molto simili, che fanno ambedue le stesse cose, quindi partecipano al procedimento legislativo e partecipano alla formazione, al rapporto di fiducia del governo con il governo in maniera paritaria. Questo è stato ritenuto tradizionalmente un limite del nostro sistema, come perché ci sia arrivato, come riformarlo, non è argomento di questo incontro di oggi. L'argomento di questo incontro di oggi è i sistemi elettorali. Posso passare rapidamente al sistema elettorale, al primo sistema elettorale del secondo dopoguerra per Camera e Senato. Anche in questo caso la Costituzione dice molto poco per quanto riguarda le regole del sistema elettorale. Vi è stato qualche autore, penso a Carlo Lavagna, che ha tentato di ricavare dal testo della Costituzione un vincolo rispetto al sistema proporzionale, cioè un'indicazione forte di necessità di sistema elettorale proporzionale, come dire, poiché poi alla fine il testo è il re dell'interpretazione di un testo normativo, cioè c'è il vincolo letterale, c'è poco da fare, non c'è il vincolo. Ci potrà essere una costruzione dell'assetto costituzionale che con un sistema elettorale proporzionale è più armonica e più sintonica, ma una cosa è parlare di maggiore armonia e sintonia di un sistema elettorale proporzionale, altra cosa è dire che un sistema elettorale maggioritario sarebbe incostituzionale. Probabilmente l'assetto del nostro ordinamento costituzionale si svolge più armonicamente con un sistema proporzionale rispetto a un sistema maggioritario, ma non c'è verso di trarre dagli articoli 55, 56, 57 il vincolo per un sistema proporzionale. L'articolo 56 si limita a dirci che la Camera dei Deputati eletta a suffragio universale diretto a dettare alcune regole sulla eleggibilità e a dire come si ripartiscono i seggi fra le circoscrizioni. Il 57 sul Senato ci dà questa formula peculiare: il Senato della Repubblica eletto a base regionale, vi faccio salvo il tema dei seggi esteri che è introdotto successivamente,
il numero dei senatori elettivi è 315 e mantiene questa quota di elettori di senatori. Come sono costruiti i sistemi elettorali Camera e Senato? Sono i sistemi elettorali proporzionali adottati immediatamente dopo l'elezione della Camera o per la prima elezione della Camera del Senato, sono i sistemi elettorali che nella vicenda istituzionale italiana durano di più, perché durano dal 1948, anzi in realtà per l'Assemblea Costituente dal 1946, perché il sistema elettorale della Camera ricalca, tranne piccole modifiche, il sistema dell'Assemblea Costituente, durano dal 1946 all'elezione del 1992, quindi durano 46 anni ed è il record di durata. I due sistemi proporzionali, Camera e Senato, sono quelli più longevi nella storia istituzionale. Sono sistemi di tipo proporzionale, con la fondamentale differenza che il sistema elettorale della Camera è un sistema cosiddetto del divisore, il sistema elettorale del Senato è un sistema cosiddetto del quoziente. Adesso dovrei entrare nel dettaglio, io se volete lo faccio volentieri, ma temo che andiamo nel dettaglio tecnico, proverò a dare qualche indicazione generale. Il sistema del quoziente adottato dalla Camera dei Deputati, che era adottato dalla Camera dei Deputati, si basa sulla suddivisione dell'Italia in 32 collegi. Basati fondamentalmente su, che ricalcano la divisione regionale, ma non in maniera netta, tant'è che sono 32 rispetto alle 20 o 21 a seconda dei numeri, cioè 19 per le province, circoscrizioni regionali, quindi ricalcano tendenzialmente le circoscrizioni regionali, ma in alcuni casi sono basate sulle circoscrizioni provinciali. La caratteristica di fondo, queste circoscrizioni elettorali della Camera dei Deputati avevano un numero di deputati profondamente diverso, si andava dai 54-55 di Roma al collegio uninominale d'Aosta o ai 2 o 3, adesso non mi ricordo, del Molise, due, e veniva adottato un sistema cosiddetto del quoziente, cioè si divideva il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, dei voti espressi in ogni circoscrizione per il numero dei seggi aumentato più 2, era il cosiddetto metodo Interiani. Ne veniva fuori il quoziente elettorale e per il quoziente elettorale circoscrizionale si divideva il numero dei voti preso da ciascuna lista. Voi capite che, essendo questo il sistema, in una circoscrizione quale quella di Roma o quale quella di Milano Pavia, che eleggeva più di 50 deputati, il quoziente elettorale che permetteva di eleggere era inferiore al 2%. Se io eleggo più di 50 deputati e io devo dividere il numero dei votanti, io ho un quoziente elettorale che permette ad ogni partito che abbia raggiunto almeno l'1,7-1,8% dei voti di ottenere un seggio nel collegio. Naturalmente, perché il sistema delle divisioni, non sempre sono 10 diviso 2 è uguale a 5, e quindi rimangono un po' di numeri, tutti questi numeri si riportavano nel collegio unico nazionale, dove si effettuava un'altra ripartizione. Qual era l'effetto di questo sistema elettorale della Camera? Era
mancanza sostanzialmente, mancanza di sostanziali soglie di sbarramento, cioè si accedeva con l'1,5, 1,6, 1,7, almeno nelle grandi circoscrizioni si otteneva una rappresentanza, mancanza di qualsiasi indicazione elettorale preventiva, quindi ci si presentava, si raccoglieva i voti e non si diceva con chi si sarebbe governato, ma il sistema era strutturato in modo tale che si sapeva che la DC era al centro del sistema politico. Ed effetto paradossale del sistema è che il sistema era congegnato in maniera tale alla Camera per cui i partiti più grandi avevano un premio invisibile, l'ADC del circa 3%, il PC del circa 2%. I partiti intermedi pigliavano una percentuale di seggi pari alla percentuale di voti, i partiti piccoli erano leggermente penalizzati, era un effetto indiretto di questo sistema elettorale, cioè la DC pigliava il 32-33% dei voti, prendeva il 35-36% dei seggi, il PC pigliava a seconda delle elezioni il 26, il 27, il 28, prendeva il 28, il 29, il 30% dei seggi. I socialisti stavano sempre 10% dei voti, 10% dei seggi, gli altri venivano leggermente penalizzati. Sistema elettorale Camera. Il sistema elettorale Senato era basato sulle circoscrizioni regionali. Questo succedeva per i resti. Succedeva per i resti, perché in realtà succedeva per i resti e per il fatto che le circoscrizioni non erano della stessa dimensione, perché se io avessi avuto tutte le circoscrizioni di 30 deputati, questo non succede, con 30 eletti, questo non sarebbe successo, ma il fatto che c'erano qualche circoscrizione molto grande e nelle circoscrizioni piccole, nelle circoscrizioni con 7, 8, 9, 10 deputati, e tu già avevi una soglia d'accesso che era oltre il 10%, no? Se io ho una circoscrizione che mi elegge 7 deputati, io ho una soglia d'accesso molto elevata. È vero che non tutto va sprecato e che tornava in collegio unico nazionale, ma in collegio unico nazionale i deputati, fra il termine che si usa è costare, costavano di più che nel collegio. Questo nonostante il fatto che la tecnica del cosiddetta imperiali, cioè numero dei deputati più due, permettesse di eleggere i più deputati nei collegi. Però la sproporzione del numero dei deputati nei singoli collegi faceva sì che in molti collegi il quoziente per essere eletto era molto alto e aumentava e rendeva più faticoso l'accesso dei partiti. Il sistema elettorale del Senato era un sistema elettorale peculiarissimo perché era basato sulle circoscrizioni regionali. La furbata la fece Togliatti, perché Togliatti naturalmente non voleva la differenza, socialisti e comunisti sarebbero stati per il monopolio. Cattolici, democristiani e liberali volevano le due Camere, perché l'idea era, va a vedere che nella prima Camera quelli pigliano la maggioranza e chi lo sa cosa succede, meglio che ce ne sia un'altra che frena, no? La classica funzione di freno della Camera alta. Quindi cattolici e liberali volevano una seconda Camera con criteri di composizione diversi. Nella DC c'era addirittura l'idea di una seconda Camera a composizione corporativa, Mortati presenta l'idea di una seconda Camera a composizione corporativa, l'idea nei liberali era quella di un sistema elettorale di tipo che permettesse la emersione, la riemersione dei notabili. Togliatti fa l'accordo con i liberali sul collegio uninominale, sull'elezione del Senato del collegio uninominale,
con questo accordo supera l'idea di un Senato a base corporativa dei cartelli democristiani. Poi, quando si va a fare la legge elettorale, il voto nei collegi il collegio uninominale del Senato è solamente il contenitore per l'espressione del voto, ma il riparto dei seggi avviene su base proporzionale nelle circoscrizioni regionali, cioè il voto si esprime nei collegi uninominali in cui si candida Giacomo contro Antonio. Poi però si è eletti nel collegio uninominale, si era eletti nel collegio uninominale solo se si raggiungeva la percentuale iperbolica del 65% dei voti nel collegio. Se nessun candidato raggiungeva la percentuale del 65% dei voti nel collegio, tutti i voti espressi del collegio finivano nel collegio regionale, in cui veniva attuata una ripartizione, in questo caso col metodo del divisore cosiddetto DONT, che è di nuovo una divisione che favorisce i partiti grandi rispetto ai partiti. Questo sistema elettorale del Senato ha reso il Senato un po' meno permeabile ai partiti piccoli rispetto alla Camera. Tradizionalmente al Senato accedeva un numero di partiti minori rispetto alla Camera, proprio sulla base di questo meccanismo della ripartizione dei seggi su base attraverso il meccanismo DONT. Il sistema regge dal 48 al 92, e nel 92 succedono una serie di cose una dopo l'altra sotto il crollo del muro di Berlino, crisi dei partiti, corruzione, Tangentopoli e via di questo passo, referendum. Voi sapete che in Italia c'è sempre stata una linea di pensiero che è quella dell'adozione di un sistema maggioritario uninominale. Nel 91 vengono presentati tre referendum, uno per la riduzione del numero di preferenze da 4 a 1, o da 3 a 1 alla Camera, e l'altro referendum per modificare il sistema elettorale del Senato da proporzionale. Il primo referendum sulla riduzione delle preferenze da 4 a 1 passa, supera il vaglio della Corte, il presidente della Corte Costituzionale in quel caso era Conso, il vecchio professore di procedura penale, in realtà ancora vivo Giovanni Conso, fu presidente della Corte per 3 mesi e mezzo, per un periodo ridottissimo, e si disse, una delle ragioni che fu addotte dalla Corte per eleggere un presidente così breve fu proprio che in un passaggio così cruciale qual era quello della scelta sull'ammissibilità del referendum non si poteva forzare la mano e non si poteva scavalcare il criterio di anzianità, e quindi si elesse Conso come presidente, che durò veramente 3 mesi e mezzo. Il referendum sulla preferenza passa, il referendum sulla trasformazione del sistema elettorale del Senato da proporzionale maggioritaria non passa. Qui poi c'è un particolare sul perché passò. Il referendum che riduce le preferenze si trova applicazione nel 1992 e probabilmente una delle cause della rottura, una delle cause della prima breccia nel sistema dei partiti. Perché? Perché i grandi partiti potevano presentare il santino in cui il capo bastone diceva: insieme a me vota Paolo, Giacomo e Giuseppe, e quindi ognuno dei capi partito riusciva a imputare a sé un pezzo degli eletti.
Quando le preferenze non sono più quattro, ma diventa uno, ognuno pensa per sé. Io non sono più in grado di garantirti l'elezione. Sì, se sono proprio un grande boss riesco a distribuire, però questo va a scapito mio, che non mi presento più con 100.000 preferenze, ma devo presentarmi con 25.000 perché le altre le ho ripartite in più. Il sistema delle quattro preferenze permetteva un giochino che era quello del controllo. Nelle sezioni elettorali io dicevo: tu vota 1, 4, 15, 23, tu vota 4, 15, 23, 1, tu voti 15, 4, 23 e poi metti il nome. Quindi attraverso con le quattro preferenze io ero in grado di controllare le sezioni elettorali che i miei elettori avessero rispettato il mandato che gli era stato dato. Poi c'erano altre cose truffaldine che chi faceva lo scrutatore in quegli anni doveva sospettare di chi aveva l'unghia lunga, perché sotto l'unghia lunga si infilava la mina e con la mina tu aggiungevi un 1 e quindi la preferenza al numero 5 diventava 15, no? Tante piccole cose che venivano fatte in quegli anni. Questo passa e modifica la struttura del voto del 92. Quello sulla trasformazione del sistema del Senato da maggiorità, da proporzionale in maggioritario non passa. Non passa perché non si riesce a costruire un quesito che tenga letteralmente, perché la Corte in quegli anni aveva iniziato a dire che i quesiti sui sistemi elettorali devono essere autoapplicativi, cioè devono permettere che la normativa residua possa essere immediatamente applicabile, possa permettere che l'elezione si svolga anche se un po' zoppa con le norme immediate, con le norme risultanti dal quesito referendario. Questo non si riuscì a fare nel 91 perché il testo non permetteva l'espunzione di un pezzo della norma. Il buon Peppino Calderisi, radicale, deputato radicale, oggi una delle teste pensanti di Berlusconi in materia di sistemi elettorali, e qualche volta si pensa cattive, Peppino, presenta una leggina, il governo Nato, presenta una leggina che dice che nel sistema elettorale del Senato dice risulta eletto colui che nel collegio, prima era risulta eletto colui che abbia preso più del 65% dei voti. E tu non sapevi come togliere un pezzo di norma per far risultare una norma cosa applicabile. Peppino Calderisi presenta una modifica a questo testo in cui si dice il testo, l'articolo X è così modificato: nel collegio risulta eletto chiunque abbia preso il maggior numero dei voti, virgola, comunque non inferiore al 65%. Il quesito referendario si aggancia sul comunque non inferiore al 65% dei voti. Quindi mira a espungere questa frase lasciando in piedi è eletto chiunque abbia raccolto il maggior numero dei voti. Il virgola comunque non inferiore al 65% viene il pezzo dell'ablazione referendaria. Giuliano Amato, Presidente del Consiglio, se ne accorge e nulla dice e sta zitto. Passa questa modifica alla legge elettorale del Senato che permette la ripresentazione del referendum nella tornata del 93 e questa volta il referendum sul sistema elettorale del Senato passa, portando come effetto, per una serie di ragioni che sono nella storia della legge elettorale del Senato, che nei 228 collegi, pari a circa il 75%
dei collegi, dei seggi attribuiti al Senato, vengono eletti coloro che hanno raggiunto la maggioranza relativa dei voti nel collegio. Il sistema proporzionale del riparto col meccanismo DONT si applica ai residui 315-228, 77 seggi. Da questo meccanismo nascono le due leggi adottate nel 93-90, quando sono state le due leggi di notte come mattarello, che sono fondamentalmente i tre quarti dei seggi attribuiti in collegi uninominali del 94, 96, 2001 e basta. Perché il fine della legislatura 2001-2006 si adotta il famigerato scrutinio di lista maggioritario. Famigerato perché? Ma famigerato, secondo me, per diciamo che regge le elezioni del 2006. Quindi anche il sistema elettorale Mattarella dura poco, dal 94 al 2006, dura 12 anni, anzi di meno, poi le tre elezioni, questo sistema ne dura due, perché famigerato? Ma io vedo due grandi ragioni di profondo dissenso nei confronti di questo sistema. Uno, adesso non entro nel dettaglio, anche qui, perché il dettaglio... ci sono tutta una serie di soglie diversificate per l'accesso al riparto di lista, per l'accesso al riparto maggioritario, non entro nel dettaglio. Famigerato secondo me per due fondamentali ragioni. Uno, perché secondo me questo sistema maggioritario di lista è uno dei responsabili della degenerazione violenta del bipolarismo italiano. Perché se io devo raccogliere, mettere insieme tutti noi contro tutti voi, perché io vinco se tutti noi abbiamo anche solo un seggio più di tutti voi, ciò esalta a fare raggruppamenti assolutamente raccogliticci che si contrappongono in maniera violenta all'altra parte, c'è sempre un nemico, c'è sempre un avversario, ed è una caricatura del maggioritario uninominale, perché nel maggioritario uninominale è vero che io voto il leader, ma io voto anche la persona. Quindi se tu sei bravo, sei intelligente e mi piaci e sei dell'altro schieramento, può anche essere che io voto te piuttosto che votare quello sporco, brutto e cattivo dello schieramento a me più vicino. Nello scrutinio maggioritario uninominale l'elemento della contrapposizione ideologica e politica o di interessi deve sempre fare i conti con l'elemento della scelta personale. Cioè io non voto direttamente Paolo Rossi o leader contro Antonio Bianchi, leader dell'altra parte, ma il voto per il leader comunque è mediato dal voto nei confronti della persona che io andrò a eleggere nei collegi. Quindi non sono confondibili insieme la tecnica del sistema elettorale maggioritario uninominale con la tecnica dei sistemi maggioritari di lista, perché la tecnica dei sistemi maggioritari di lista spinge una contrapposizione fra parti mai mediata dall'elemento della scelta delle persone. Nel sistema maggioritario nominale io scelgo sì uno schieramento, ma lo scelgo in quanto mi riconosco nello schieramento e nella persona che vado a eleggere. Prima ragione per cui secondo me il sistema, lo scrutinio elettorale di lista è famigerato. Seconda ragione è che impedisce ogni scelta personale e quindi siamo ai deputati designati. Io non vorrei fare, come dire, collegamenti azzardati,
ma l'ultima fase dell'Italia liberale finisce prima con lo scrutinio maggioritario di lista e poi con un sistema di deputati designati. Questo sistema elettorale è un sistema che mette insieme lo scrutinio maggioritario di lista con il sistema dei deputati designati. Si potrebbe dire che raccoglie due elementi negativi della legge del 23 e della legge del 29. Questa è un po' la carrellata. Che cosa ne verrà fuori? Siamo un po', probabilmente oggi o domani, dopodomani, saremo probabilmente di fronte alla riapertura del dibattito sulla legge elettorale. Quali sono gli elementi che secondo me si possono trarre? Allora, un primo elemento è il sistema italiano ha giocato fondamentalmente su tre modelli: uninominale maggioritario, proporzionale, scrutinio di lista maggioritario. Lo scrutinio di lista maggioritario secondo me non è riproponibile, anche l'esperienza storica è un'esperienza negativa, ma secondo me anche l'esperienza di oggi. E nello stesso tempo non si potrà andare a votare con meno, si potrà andare a votare con questo sistema elettorale, ma con un forte rischio, che non è tanto il rischio della contrapposizione, ahimè, a molti di noi non piace questa contrapposizione violenta, ma forse c'è gente a cui piace molto, ma non è tanto questo la ragione per cui non si può andare a votare, quanto il fatto che con le due Camere e con sistemi elettorali parzialmente diversi, perché al Senato il premio di maggioranza viene dato su base regionale e non su base nazionale, il rischio di maggioranza diverse è un rischio nella situazione attuale troppo grande. Quindi è un rischio che porterebbe ad un blocco e alla necessità di riandare al voto. Quindi è molto, se non è probabile, è possibile che si riapra una discussione sul sistema elettorale. Questa discussione sul sistema elettorale da qualche parte mira a dire: correggiamo il sistema elettorale del Senato in modo che il premio di maggioranza anche al Senato sia anch'esso su base nazionale e non su base regionale. Qualcuno dice che questo sarebbe incostituzionale, io sinceramente penso di no, perché la formula del 57, il Senato era eletto su base regionale, è la base regionale come strumento di distribuzione dei seggi, ma non prevede rappresentanze regionali. Nel Senato non ci sono le rappresentanze regionali, quindi secondo me il premio si potrebbe dare anche al Senato su base nazionale, ma non è un problema di incostituzionale, è un problema di incongruenza. Non possiamo replicare il modello Camera sul Senato. Il giorno che si apre il tema sistema elettorale si riaprirà probabilmente la discussione su quale sistema elettorale. Vanno per la maggiore, stanno girando molto due proposte molto complicate che trovano così un sostegno a sinistra, sono quelle del cosiddetto voto singolo trasferibile e voto alternativo. Sono meccanismi sufficientemente complicati. Il voto singolo trasferibile è un meccanismo per cui tu voti, dai il voto a un tuo candidato, poi metti nell'ordine tutti i candidati che si presentano. Il voto alternativo è un modo per cui tu dai il voto a un candidato e puoi votare un voto al secondo. Il voto singolo trasferibile è adottato a Malta e in varie paesi della Costa. Il voto alternativo è adottato nella Camera australiana e in qualche altro paese. Meccanismi interessanti, nel dettaglio anche qui è difficile,
La mia obiezione fondamentale rispetto a questi due sistemi è che non fanno parte della tradizione istituzionale italiana e che quindi nessuno sa come mangiare, nessuno sa che effetto ne viene fuori, né dal voto singolo trasferibile né dal voto alternativo. Potrei entrare nel dettaglio, però non ci soffermo. Allora rimangono probabilmente sul tappeto qualche altra strada. Maggioritario a doppio turno. Io sono molto perplesso sul maggioritario a doppio turno, perché l'effetto bipolarizzante del sistema maggioritario a doppio turno è molto forte se è accompagnato dall'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Se c'è l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, la bipolarizzazione sul vertice si diffonde in bipolarizzazione del sistema politico. Secondo me, se non c'è l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, il rischio non è la bipolarizzazione del sistema politico, ma è la geopardizzazione, la frammentazione del sistema politico, le alleanze diverse caso per caso. Sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica, oggi, 2011, io non ci scommetterei sotto il profilo istituzionale. Non credo che ci siano maggioranze in grado di dire andiamo all'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Allora rimarrebbero sulla strada, rimangono sul campo, secondo me fondamentalmente, due modelli. Il primo è il ritorno al Mattarello, cioè il ritorno al sistema dei collegi uninominali con una quota di riparto proporzionale. È un sistema che tutto sommato ha funzionato, che i partiti politici conoscono e che ha permesso la selezione di personale nei collegi. Si possono adottare una serie di correttivi tecnici, anche qui non entro nel dettaglio, ma dei correttivi tecnici sono possibili, ed è secondo me una delle alternative. L'altra alternativa è il ritorno a sistemi proporzionali. Questo però presuppone una scelta, diciamo così, politica di fondo del sistema politico italiano, cioè l'abbandono di ogni prospettiva di bipolarismo. Cioè, si può anche andare a un modello di tipo tedesco. Credo sia più difficile il modello di tipo spagnolo con i sistemi del divisore. Si può anche andare a un sistema di tipo tedesco, però questo che cosa vuol dire? Che mettiamo da parte 20 anni, 25 anni di tentativi di creazione di un sistema bipolare. E la mia domanda allora è, ma su questo sinceramente non ho una risposta come dire, che veramente nasce dalla politica. Noi abbiamo una strana dissociazione per cui a livello locale e regionale il sistema si è bipolarizzato. L'abbiamo visto, continuiamo a vedere. Si è bipolarizzato perché vengono elette le persone con un meccanismo di tipo simulcade, cioè se le persone, se il sindaco, il presidente della regione cade, si va a votare. Io non credo che un meccanismo di questo tipo sia esportabile a livello nazionale, non ci si può permettere meccanismi di rigidità di questo tipo, quindi il simulcade tel quel non può essere portato a livello nazionale. Ma dobbiamo abbandonare ogni prospettiva di costruzione di un sistema bipolare, o l'idea di un bipolarismo è un'idea che rimane valida anche per il sistema istituzionale nazionale? Se la vogliamo abbandonare, allora il modello ce l'abbiamo sotto, ce l'abbiamo davanti, è il sistema tedesco, clausola di sbarramento, io temo che al 5 non ci riusciremo mai, al 3 sistema proporzionale e sfiducia costruttiva. Se invece, però, è un sistema che significa abbandonare l'idea del bipolarismo, significa l'apertura della trattativa dopo le elezioni con la possibilità di
cambiare schieramento. Se non vogliamo abbandonare questa prospettiva, il sistema elettorale tedesco non funziona e allora dobbiamo inventarci qualcosa. Potrebbe essere il ritorno al Mattarellum, potrebbe essere, ma io personalmente ci credo molto poco, il cosiddetto voto alternativo, però ecco, a me pare che oggi questa sia sui sistemi elettorali sia un po' la scelta a cui siamo di fronte. Probabilmente i prossimi 15 giorni, il prossimo mese ci potrebbe dire qualcosa. Io mi fermerei qui. Ringrazio l'amico Gennarino Cararita per questo scoccio così denso e vivace. In verità egli non ha tenuto una lezione sugli ieri, ma una lezione sull'oggi. Il professor Cararita è vincolato da un orario ferroviario, non meno di chi mi parla, che è un treno per Roma delle 18:50. Allora vorrei pregare, come ovvio, di rivolgere delle domande brevi che permettano così sobrie risposte anche. Io vedo dagli ascoltatori l'amico professor Fulvio Tessitore, il quale ha sperimentato il metodo elettorale al Senato e il metodo elettorale al Camera. Chissà che non abbia la curiosità di rivolgere una domanda a rompo il ghiaccio e assicuro di essere io stesso vincolato al trasporto ferroviario, quindi sarò brevissimo. Caro Beniamino, è stata appassionante la tua cavalcata e il convitato di pietra di ogni discorso sui sistemi elettorali, cioè il sistema politico, è venuto fuori molto nettamente, chiaramente e giustamente alla fine. Io vi devo confessare un referendario pentito, perché ero in un comitato fatto segni, me ne sono pentito quasi subito, perché mi sono poi fatto la convinzione ormai radicata che in Italia si è visto il maggioritario, il bipolarismo non funziona e ha dato origine allo scontro di opposte delegittimazioni a cui abbiamo assistito. E sono diventato nel tempo rifautore, come ero stato portato ad essere, del proporzionale, del sistema alla tedesca, che a me convince, ma non è di questo che dobbiamo parlare. Volevo semplicemente sottolineare, in questo senso, e anche la mia sollecitazione, che non si può decidere certe cose a tavolino, perché le cose dipenderanno dall'evoluzione appunto del sistema politico. Se per esempio lo schieramento di centrodestra sopravviverà all'uscita, perché insomma per ragioni naturali, se non per ragioni politiche, qualcuno sta sollecitando, dovrà prima o poi avvenire del suo fondatore, e anche naturalmente a ciò che accadrà a sinistra. Per esempio queste elezioni locali hanno dimostrato che il Partito Democratico è stato costantemente scavalcato in candidati, in traini, eccetera, da candidati di cui poi il Partito Democratico, a cui si è accodato, ma che non erano originariamente i suoi. Le cose non si possono decidere ora a tavolino, perché la storia evolve, ma se noi vedremo un centro che oggi non sta in grande salute, come dire, tornare ad essere un soggetto autonomo o un soggetto che conta all'interno dei due schieramenti, che rimangono bipolari ma nel senso moderato e reciprocamente legittimandosi, è un conto. Se noi vogliamo assistere a una specie di continuo combattimento di box, direi con i colpi sotto la cintura,
anche per le cose che sono collocate sotto la cintura, che spesso vengono nel dibattito politico, e allora teniamoci anche un sistema elettorale. Però io ritengo che, per come è la storia italiana, un proporzionale corretto alla tedesca, o forse, per far contente la Lega, con collegi piccoli che premiano i partiti locali, sarebbe più consono alla nostra storia politico-costituzionale. Il tessitore mi sembra giusto, si è stato sollecitato. Lui lo sembra... Ascolti, una docente di Palazzo, sono qui, il dottor Bonomo, il professor Giallero e il professor Tessitore. Lo sta costruendo. Ma il professor è un intervento coattico. Cominciamo da lui, allora. Devo raccomandare, e me ne scuso l'estrema brevità. Sarò brevissimo, perché non ho le competenze per entrare nel sistema. Ricordo che quando ho studiato diritto costituzionale, una cosa l'ho sicuramente ricordato di quando ho studiato diritto costituzionale, cioè che il capitolo del manuale che applica il sistema elettorale dice: guardate che è difficile che vi facciamo capire qualche cosa, era un po' più elegante, ma insomma questo è. No, volevo semplicemente, come dire, in qualche modo recare una sensazione, perché come diceva l'amico Irti, sono stato eletto al Senato, sono stato nominato alla Camera e ho persino partecipato alla riforma del sistema elettorale. Devo dire che con tutte le piccole o grandi, diciamo così, distorsioni che a livello giuridico si possono rilevare, il sistema del Senato sostanzialmente funzionava, cioè c'era un qualche rapporto di rappresentatività, diciamo, si è effettivo, cioè si sceglieva effettivamente in qualche modo una persona, e direi che in fondo si garantiva, diciamo così, anche nell'ambito, come dire, della sede politica, questa funzione di sostanziale rappresentatività. Non entro naturalmente, perché ho detto, insomma, mi sono vergognato, ma mi sono, come dire, confortato nella vergogna, perché l'ho detto anche nell'aula del Parlamento, cioè che insomma parlavo con disagio perché appunto non mi sentivo un eletto, mi sentivo un designato. Quindi lì veramente credo che non sia il caso di mettersi a discutere. Voglio fare soltanto due piccolissime osservazioni e premetto naturalmente il massimo rispetto, la massima deferenza, la massima amicizia verso il presidente Ciampi, che mi firmò la legge elettorale, che oggi io sono convinto che in quell'occasione ci sono stati molti errori, ad iniziare da quello di fare accorgere ad una incipiente maggioranza che sbagliava nel momento in cui stabiliva il premio di maggioranza al Senato senza tenere conto della decisione costituzionale che il Senato era eletto su base regionale, che quindi era difficile. Bastava farle continuare a sbagliare per poi osservare che la legge era sicuramente incostituzionale. Ma io credo che quella legge, al di fuori del dato, diciamo così, formale, per carità, di grande importanza, è da una parte incostituzionale e da un'altra parte anticostituzionale. È anticostituzionale perché è sicuramente una violazione dello spirito della Costituzione, che segna nell'ambito, diciamo così, della propria laicità, ha una dimensione di rappresentatività, persino posso soggiare certamente formale. È sicuramente incostituzionale perché, se io non sbaglio del tutto, il sistema costituzionale, con tutti i suoi difetti, aveva, diciamo così, un tentativo, il carattere di un tentativo di coniugare un sistema di rappresentanza, o quantomeno di elezione, con un momento di democrazia diretta, che era quello in cui
non soltanto quello del referendum, ma nel momento in cui il popolo sovrano riassumeva in sé tutti i poteri e li manifestava in qualche modo. Questa legge sostanzialmente rovinata, perché in realtà c'è una delega ad alcune persone che decidono che cosa voglia fare. E non è una domanda, è soltanto questa la cortese sollecitazione, la sensazione di qualcosa di vissuto con molto, devo dire, di saggio. Una testimonianza autorevole di tutti, siamo due. Allora, considerazione storica, di cui se ne parla anche poco. Allora, sulla ricostruzione del professor Sorito, che ho trovato molto interessante. Nel 23, quando votano la legge a Cempo, Mussolini ancora non c'è la maggioranza. Scusi, ma se io lei rivolge una domanda. Sì, la domanda è questa. Votano il 23, lui non c'ha la maggioranza. Quindi c'è una scelta della classe politica liberale di appoggiarsi a Mussolini. A quella data Mussolini probabilmente non pensava al regime paratotalitario che voleva istituire. Secondo punto, 53, quindi c'è un dato trasformista in quel momento. La legge del 53 col premio di maggioranza che fallisce, quello cambia faccia al proporzionalismo, secondo me, per certi aspetti. Ultima cosa, telegraficamente la legge Segni del 93 non prevedeva accordi prima delle elezioni, viene usata per accordi prima delle elezioni e crea finalmente, finita la guerra fredda, il passaggio a un sistema, diciamo, orientato sull'asse destra-sinistra, però di per sé non, anzi, era stata immaginata, è così o no? Comunque pure io sono con il professor Parelli, magari si dovesse tornare al collegio nominale, che è appunto quella funzione che lui Grazie. Si è parlato del processo, perché in questi giorni si parla di probabili elezioni anticipate. È difficile pensare che questo Parlamento, che è stato eletto con il Porcellum, possa varare una nuova legge elettorale accettabile dai cittadini. Sono contrario anche alla proposta di Zagrebeschi del Mattarellum, perché anche il Mattarellum prevede un premio di maggioranza. Allora la domanda è, in questa realtà, che cosa ne pensa lei dell'inizio di una procedura rivolta alla Corte Costituzionale perché sia la Corte a pronunciarsi contro la incostituzionalità di questa legge elettorale e evitare che si possa effettivamente andare a lavorare con questa legge? Io formulo una domanda, poi svolgo delle argomentazioni a supporto della domanda, ma lei ha l'autorità per bloccare il pennello? Non ho alcuna autorità, l'unica autorità è la cortesia. Allora, la domanda è proprio tagliata con l'accetta e quindi, ma possiamo ancora credere che il sistema elettorale e comunque l'ingegneria istituzionale possa avere effetti parigenetici o comunque riformatori di un sistema politico che è bloccato o ingessato? Dico questo perché ritengo che noi siamo state vittime, come dire, da un lato di un vizio che è racchiuso nella domanda stessa e dall'altro di un uso probabilmente improprio delle generalizzazioni del Duverger, che appunto erano generalizzazioni e non erano delle regole che fondavano dei principi normativi. Il sistema maggioritario e tutta la tensione verso il bipolarismo che noi abbiamo introdotto dal maggioritario del Mattarellum alle leggi sui sindaci, alle elezioni regionali 95-99 fino ad arrivare al Camera 2005 hanno un minimo comune denominatore, tendere al bipolarismo in ogni caso dai sistemi concretamente utilizzati, e hanno prodotto nient'altro che una strumentalizzazione del sistema elettorale da parte del sistema politico. Non abbiamo mai avuto tanti partiti come che diciamo non abbiamo avuto tanti partiti quanti ce ne sono stati dopo l'introduzione di questi sistemi elettorali.
quando avevamo il proporzionale, avevamo un quadro politico più o meno ragionevole e razionale, adesso le schede elettorali di qualsiasi elezione sono delle lenzuola. Mi limito. Grazie. Sì, brevissimo, certo nel 23 non c'è il fascismo nella maggioranza, perché il fascismo è con una parte dei liberali e una parte dei governativi, e dice, c'era già stato la marcia su Roma, ma il regime non era ancora compiuto, no? Cioè, si sarebbe potuta fare delle scelte diverse, non furono fatte. Marcia su Roma e poi Listone portano all'evoluzione che c'è stata. Legge truffa, modifica proporzionale. Convenzione proporzionalista, diciamo, la forma di Lanchester, no? Certo, il sistema si riassesta in maniera definitiva su un modello di riparto proporzionale. Si riassesta il sistema politico, ma il sistema politico si riassesta perché? Perché la DC riesce a mantenere la centralità con questo 35-36-40% di voti. Io pensare che fra gli autori, io ho sempre amato Calamandrei, avendo sempre amato Calamandrei, ho sempre amato chi fu uno di quelli che fece fallire la legge truffa. Il rimpianto, forse se fosse passata la legge truffa avremmo avuto un sistema maggioritario prima, ma non lo so. La legge maggioritaria fu bloccata perché un pezzo di sinistra non comunista fece una scelta di non far passare, questo è il dato di fatto, ma il sistema che è stato. Mattarellum, è vero che Mattarellum prevedeva accordi preventivi, ma l'elezione nel collegio tu potevi ottenere l'elezione nel collegio solo se tu ti radunavi intorno a un candidato, quindi non c'era l'accordo preventivo pronunziato, proclamato e espresso, ma c'era la necessità di accordi per cui aree politiche esprimevano in maniera più o meno generalizzata il consenso su questo o quel candidato. Il sistema ha permesso, anche se in maniera incompleta, la formazione di schieramenti. Quindi pur non essendoci la dichiarazione espressa, però dovevamo metterci d'accordo che tutti candidavamo, tutta un'area di sinistra e centrosinistra candidava quel nome in quel collegio, tutta un'area di destra e centrodestra candidava quel nome in quel collegio. Se io ne candidavo due di centrodestra o due di centrosinistra, perdevo. Nei fatti non poteva che essere così. Attivare un meccanismo contro l'attuale legge elettorale non è facile. La Corte, io nella mia cavalcata mi sono dimenticato purtroppo un po' di cose, mi sono dimenticato la legge truffa, mi sono dimenticato la vicenda referendaria, che non è solamente il referendum del 93, ma sono tutti diversi tentativi. Io poi peraltro non mi sono dimenticati quasi più perché in realtà ho difeso quasi tutti i giudizi di ammissibilità dei referendum in materia elettorale, tranne quello del 93 che intervenì dopo, ma quasi tutti li ho difesi io, quindi mi sono dimenticato questo passaggio. Nella vicenda del tentativo di abrogazione della necessità della presenza di coalizioni, la Corte fece un passaggio in cui criticò fortemente l'attuale legge elettorale. Quindi un giudizio critico c'è su questa legge elettorale. Come attivare un meccanismo per portare questa cosa in Corte? Uno, è tecnicamente abbastanza complicato. Un giudizio di accertamento su qualcosa, non lo so. Impugnare la deliberazione dei convizi elettorali.
forse si potrebbe impugnare la convocazione dei comizi elettorali con questa legge, ma insomma, dopodiché che la Corte dichiari illegittima una legge elettorale nell'imminenza del voto, a me sembra abbastanza difficile. Non vorrei che cose di questo tipo contribuiscano a far polverone più che a far chiarezza. Però questi sono giudizi personalissimi. Scusi, ma non si potrebbe iniziare un processo su un altro argomento e poi portare alla ma io devo trovare qualcosa, come dire, che riguarda il requisito della rilevanza, diciamo, devo trovare qualche cosa che non posso parlare di altro e sollevare la questione di costituzionalità. Per questo dicevo, mi chiedevo se impugnare il decreto di convocazione dei comizi elettorali, però quando impugno il decreto di convocazione dei comizi elettorali sono oramai a 60 giorni delle elezioni, quindi non riesco ad andare al tavolo a sollevare la questione di continuità costituzionale e andare in corte prima. Dicevo, mi sembra difficile, ci si può ragionare, il mio timore è che queste cose non contribuiscono a far chiarezza. No, i sistemi elettorali non hanno effetti panigenetici, certo, però questo paese non sa mai se, cioè non riesce. Allora, noi, e in questo secondo me c'hanno una grande colpa, sia la sinistra che la destra, noi non siamo riusciti in nessun modo a regolare i meccanismi di formazione delle volontà delle istituzioni. Sintetizzo al massimo, i tedeschi ci sono arrivati attraverso la legge sui partiti, quindi è la regolamentazione della vita dei partiti che disciplina il meccanismo con cui si forma la volontà delle istituzioni. Francesi e americani lo hanno fatto attraverso la disciplina, una disciplina delle istituzioni, no? Il meccanismo di elezione diretta del presidente, del capo del presidente, sia negli Stati Uniti che in Francia. Quindi hanno disciplinato la formazione delle istituzioni. I tedeschi hanno disciplinato la formazione della volontà dei partiti. Noi non siamo mai riusciti a decidere quale strada scegliere, per cui noi abbiamo un meccanismo di bipolarismo totalmente sregolato, perché non abbiamo un meccanismo di regole per la formazione delle istituzioni e non abbiamo un meccanismo di regole per la formazione della volontà dei partiti. Come se ne esce non lo so, sinceramente non lo so. Devo dire che nel meccanismo di leadership personale carismatica del centrodestra è mancata, ahimè, in tutti questi anni al centrosinistra la capacità di concentrare la riflessione su un modello alternativo. Cioè il centrosinistra spesso e volentieri ha inseguito il centrodestra sul meccanismo della leadership carismatica personalizzata, non ha mai aperto una riflessione su qual è la disciplina delle istituzioni. Vogliamo disciplinare i partiti, modello tedesco e modello spagnolo, o vogliamo disciplinare le istituzioni, modello francese e modello americano? E purtroppo questa alternativa continua, secondo me, a rimanere aperta sul tappeto. E quindi nella insufficiente riflessione su questo punto il sistema politico italiano continua a pensare di poter lavorare sul sistema elettorale con tutte le insufficienze che venivano denunciate. Ringrazio ancora il professor Caretta e mi scuso per aver dovuto circoscrivere numero e misura degli interventi. Grazie. Arrivo 18:50.